La ripresa RAI che fa parte di Sì, poi il sito è anche Indirai. Se vuoi. Facendo la premessa che ha fatto la precedente amica, io non potrei parlare male dell'azienda perché chiaramente sono tenuto a rispettare un codice etico, cosa che purtroppo i nostri dirigenti disattendono ogni santo giorno. E in base a questo noi con il nostro gruppo, chiamato proprio Indirai, siamo indignati di questa governance che governa questa nave che sta andando a vista. Prendiamo spunto proprio da quel traghetto che si è incagliato. La RAI si è incagliata. Si è incagliata e noi vorremmo che tutti quanti i cittadini prendessero, conferma di quello che sta succedendo, perché in effetti due settimane fa con Wolfgang siamo andati a un dibattito preparato alla Democratica, dove erano presenti i nostri due consiglieri di amministrazione, il Nino Rizzonier e poi Giorgio Vastrate. Non è stato un bel vedere, è un bel sentire. Abbiamo sentito le solite fuffe preelettorali. Fatti concreti non ne vediamo. Io nell'occasione avevo preparato un intervento, non sono riuscito a leggerlo perché i tempi erano molto ristretti, l'intervento è riuscito a farlo Wolfgang, ma è stato umiliato da un chiacchiereccio di diversi giornalisti rari che non hanno rispettato democraticamente quel dibattito. Quando è toccato al cittadino, al libero cittadino, di esprimere alcune opinioni alcune esperienze, i nostri amici giornalisti RAI, che quando li mettiamo la telecamera il primo obbligo del giornalista in studio è il silenzio assoluto per tutta la squadra, loro chiacchieravano allegramente facendosi, scusate il termine, i cazzi loro. Questo non è più accettabile. Da persone che ricoprono cariche di un certo tipo in RAI, potrei pure fare i nomi e cognomi, ma è meglio che non li faccio adesso, non è il caso. Scusa, posso giusto dire una cosa, Paolo? Per me, che sono un cittadino, credo ancora di più per Paolo, che qualcuno che in RAI lavora, ci mette la sua fatica, è stato umiliante, oltre che triste, vedere consiglieri d'amministrazione, di cui uno, una persona, Nino Rizzonier, che ci lavora da 30 anni, parlare dell'azienda come se fosse una cosa astratta, come se loro non avessero avuto incarichi, come se non gliene fregasse niente, come se stessimo parlando delle piume sulle ali di un angelo. Addirittura Van Straten e dire certo che quei programmi che trasmettevamo su Rai International facevano veramente schifo. Quindi da un lato consapevoli, ma dall'altro talmente distaccati, talmente indifferenti a tutto, che capisci che persone di quel genere potrebbero stare ovunque, ma che della RAI o di qualsiasi altra cosa non gli interessa assolutamente nulla. Quindi tanto più un problema come quello dell'informazione, ammesso che non debbano avere padrini da soddisfare, qualche cosa che a loro non gli passa per l'anticamera del cervello. Cioè. Riferendoci proprio a questo, nel libro di Volta, che io ho citato, dell'intervento che avrei voluto fare, l'ho consegnato al dibattito, mettevo in sottolineatura l'etica a cui sono tenuti i giornalisti anglosassoni e delle altre televisioni del mondo. Noi in effetti in RAI non abbiamo questo codice etico, esiste sulla carta, ma poi nel default only forse hanno strappato le pagine in RAI di questo codice etico, non sanno veramente cosa sia. Qui c'è un collega giornalista che apprezza, uno di quei pochi che veramente ha avuto la faccia e ci ha messo sempre la sua faccia nel servizio che ha fatto e si è preso le sue responsabilità, forse del gruppo di anzi vi ringraziamo, io approfitto, articolo 21 e Libertà e Giustizia di Roma, presenti adesso, vediamo che ci hanno supportato fino adesso in queste azioni, grazie tante, grazie Massimo. Adesso siamo in una terra di nessuno, giustamente Wolfgang diceva, in effetti adesso è un momento un po' particolare, dove chi governa, chi ha la governance della RAI e il mondo politico sono un momento di difficoltà. Io dicevo proprio, non so se è proprio un momento di difficoltà, però Wolfgang mi ha fatto riflettere, in effetti questa terra di nessuno, noi abbiamo un CDA che è in scadenza a fine marzo. Però questo CDA continua a creare grossi danni facendo nomine, tagliando per esempio le redazioni all'estero, facendo chiudere le trasmissioni come il Notturno Italiano che non è riuscito a compiere i 60 anni. Tu crei un danno d'immagine
fatto di una trasmissione che doveva compiere 60 anni durante il 150 anni in Italia. Questo la dice lunga chi abbiamo a governare la RAI e chi ce li ha messi. Però il programma di Ferrara credo all'estero lo trasmetta. Sì, Ferrara non ci costa 800.000 euro all'anno, costa 3.000 euro quante a giornata, penso che sia pagato a peso d'oro il signore. Cioè io dico, queste persone se vogliono fare informazioni come la vogliono, va benissimo. Il panorama è ampio, però io penso che il servizio pubblico abbia un altro compito, che è quello di dare informazione, e deve attenersi a quello, quindi l'etica deve essere molto importante. Adesso ritorno a un momento particolare di questi giorni, forse di oggi, che la Lega sta facendo una campagna di fango, chiaramente voluta da appunto un entourage politico ben particolare, togliamo il canone alla RAI, quando loro stessi hanno le mani in pasta nella RAI, ricoprono incarichi importanti, RAI. Allora facessero una bella cosa, si dimettessero e siano ancora in più con quello che dicono, perché ne abbiamo veramente le scatole piene di questa gente che vuole fare una cosa e poi ne fa un'altra. Poi c'è la possibilità di un'altra, di un'unica testata giornalistica per la RAI. Questo era un tema del Grand Prix Italia che si è tenuto a Torino lo scorso anno, e anche lì è uscita fuori questa possibilità di abolire, diciamo, di ritornare a un'unica forza informativa che sia un'unica testata giornalistica in RAI, riunendo le forze di News 24 e anche di Televideo, ma di tutti quei giornalisti che sono capaci, e di, diciamo, scremare tutta questa situazione giornalistica che non ha senso, perché il pluralismo dell'informazione è nato, diciamo, da un personaggio come Pasolini che diceva negli anni 60 è meglio avere pluralità per far vedere le varie sfaccettature della realtà sociale. Sì, però il discorso che l'informazione è una, se cade un sasso, cade un sasso, non ci creiamo un romanzo intorno. Invece i nostri politici hanno cavalcato l'onda in pluralità di informazione, quindi ognuno di noi può dire qualsiasi cosa e la notizia non c'è più, diventa fuffa. A proposito di questa cosa della testata unica, questa è una delle cose che io spiego, che propongo da quasi 20 anni, avendo, come ho detto, visto come funziona all'estero, solo per fare capire a tutti. È ovvio che noi abbiamo 3 telegiornali in RAI perché a un certo punto bisognava darne uno ai democristiani, un altro ai comunisti, un altro ai socialisti e pezzetti a tutti quanti. Questa è follia oggi, e bisognerebbe avere un'unica struttura con persone competenti, tanto per cominciare. Poi che la RAI avesse anche 10-20 reti, nessuno ti impedisce di trasmettere un'edizione di un telegiornale ben fatto su una rete piuttosto che un'altra, variando sia la rete sia per esempio il formato del telegiornale, che può essere mirato più alle famiglie, più ad altre persone a seconda del target della giornata. Ma è ovvio che se volessimo parlare di gestire una struttura, ne hai un'unica molto forte con gente brava, e all'interno poi puoi avere le strutture dei telegiornali, ma quelle sono come nella CNN o nell'ABC News o nella BBC, un'edizione particolare del telegiornale che va in onda ogni giorno a una certa ora, quindi con alcune persone sue, ma la struttura, la possibilità di dislocare giornalisti, di usare le truppe, non ha senso che siano 3. È uno spreco di risorse. Io posso assicurarvi, una delle cose che si dice sempre in Italia, ma gli americani hanno i soldi. Gli americani non spendono mai i soldi che buttano, che sprecano gli italiani. Premesso che la maggioranza dei giornalisti che vanno in giro per la CNN o per l'ABC News o per altri, in tutta una serie di situazioni, lavorano da soli o al massimo in 2, voi vedrete dei gruppi nel momento in cui si tratta di stare da una parte e produrre in continuazione durante la giornata dei programmi. Questo vale per Al Jazeera, per altri, eccetera, ma si lavora con poche persone molto qualificate, e oggi anche tutto il tipo di attrezzature che la RAI usa è roba che non ha senso. Io ho fatto anche una collaborazione alla 7, gli volevo far comprare le attrezzature che costavano un decimo di quello che avevano, e potevano dare risultati molto migliori se le persone che le usavano erano capaci. Vai avanti, perché
ci sono anche altri interventi, io ho altri tre punti, ma molto sintetici. Volevo dirvi questa cosa che ha detto Wolfgang su quello, cioè in effetti portare tre truppe, quattro truppe RAI è un controsenso, perché chiaramente, ma poi c'è anche un'altra cosa. Quello che abbiamo noi di patrimonio teche, vi faccio un esempio, una truppa ha un costo giornaliero, io parlo a livello di marketing strategico, proprio terra terra, la truppa ha un costo giornaliero, io vado a fare 100 ore di girato con grandi sforzi di mezzi, elicotteri, tre camere, gimbi, varie macchine di tutti i tipi, elicotteri, cioè motoscafi. Quello che noi mandiamo in onda è forse l'1%. Tutto l'altro materiale che abbiamo girato con sacrificio e con attenzione, perché io faccio, quando faccio un'inquadratura non è che la faccio a caso, perché sto sottolineando un evento, un qualcosa. Vedi, tutto questo materiale, tutto l'altro viene smagnetizzato. Questo mi fa capire che cosa sono le teche. Cioè, il patrimonio di una teca è patrimonio importantissimo, che è l'archivio di tutto quello che io ho girato, non solo montato. In realtà c'è soltanto questo gusto di conservare il montato, che ha senso, quello che è andato in onda, ma tutto quello che abbiamo girato noi con le truppe, ma è folle che tu lo butti via, perché la Grazia Nevi o altre agenzie come i Mesh Bank lo vendono al secondo questo prodotto. Ma è possibile che noi abbiamo dirigenti che queste cose non le sanno? Le sanno, ma non gli interessa.